Buonasera ragazze, mi trovo qui a mostrarvi due progettini che ho fatto dopo un po' di tempo che non avevo creatività. Succede, no? Un po' a tutte. Ho fatto tanti progettini, ma tanti, però non me ne piaceva uno. Cioè, trovavo sempre qualcosa che non mi dava soddisfazione. Poi l'altro giorno ho detto devo provare con qualcosa di nuovo, vediamo se riesco a fare un progetto diverso. La forma non è tanto diversa perché feci anche un altro orecchino di questa forma, un po' diverso, ma insomma la forma è triangolare. E niente, adesso vi mostro quei due progetti che ho fatto. E in questione il primo che ho postato su Facebook è questo, che è il progetto Safari. Come vedete ha delle navette incastonate dove io gli ho fatto l'incastonatura. Vedete? Allora, io dovrei fare il tutorial di questo orecchino, ma non ho più navette, ne ho una sola, che comprai non so dove, scusate il rumore, non ricordo, e sono queste, vedete? E quindi non ne ho una sola. E infatti ho fatto un ciondolo perché non ne avendo altre, però le ho trovate simili a queste su un sito e mi dovrebbero arrivare. Quindi dobbiamo aspettare per il tutorial di questo ciondolino. Comunque, come vi dicevo, queste sono navette incastonate. Ho fatto un'incastonatura abbastanza semplice, vedete? Semplicissima, ma è rigido da morire proprio, non si muove. E poi ho optato per queste altre perline intorno, le Jam Duo queste non mi viene mai messo il nome. Insomma, va bene, a cipollotti, è molto semplice. Una signora mi ha scritto che è complicato, ma per niente, non è articolato per niente, insomma, è facile da fare. Comunque, questo ci vediamo prossimamente per il tutorial, sicuro. Appena arrivano le navette farò un altro ciondolo oppure farò degli orecchini. Ok? Allora invece il progettino in questione che andremo a fare per il tutorial è questo, che è lo stesso ieri, uguale, giocando con un po' delle perline che non uso abitualmente e che sono queste qui, le Amos, non le uso, ne avevo due pacchetti se non tre, e quindi ho detto proviamo a incastonare con queste qui. Ho messo questo Rivoli che è un Rivoli abbastanza lucente, però poi non ho voluto fare lo stesso colore, diciamo che si avvicinasse al Rivoli. Ho optato per il rosso e il nero, e poi ho messo dei cipollotti che si avvicinano al Rivoli. Quindi, insomma, devo dire che è molto carino. Questo andava bene senza quest'altro chirigoro, magari per San Valentino, perché sembra un cuore, no? Che si è formato poi sopra le Samos. Quindi, niente, questo è l'orecchino in questione, che ha questa incastonatura particolare, vedete? Io non l'ho vista in giro, ma se l'avete vista voi ditemelo perché io non l'ho vista, mi è venuta così. Molto semplice, semplicissima. Quindi, niente di particolare. Eccola qui. Quindi, questo è l'orecchino Rubino che andremo a fare oggi. Allora, adesso vi dico il materiale occorrente. Scusate, ma c'era l'iPad che ha fatto un rumore, cioè un messaggio. Allora, cominciamo dai cipollotti. Questi sono i 6x4 rossi. Poi cipollottini da 3x4, anzi cipollotti 3x4, che è questo. Ops, mi sono cadute. Questo colore arancio, insomma, più o meno. Ma è un po' più delicato dell'arancio. Poi altri cipollottini che dovrebbero essere, se non erro, c'è scritto qui 2x1. Sì, scusate, ho dato fastidio al braccio del telefono. Quindi sono questi, i 2x1. Poi le Zoli Duo, ovviamente, destra e sinistra, e poi le Gem Duo che io ho usato queste. Adesso vi dico anche come si chiamano.
e sono un grigio quasi ematite, adesso ve lo dico. Si chiamano Crystal Bronze. Chi non sa leggere la sua scrittura è un somaro di natura, si dice. Gunmetal, non lo so. Gunmetal, credo sia. Comunque queste qui. Poi delle Samos bianche, delle Amos, scusate. Questo colore qua, Opaca Ivory Ceramic Lac, non lo so, Look Lac, non lo so. Poi ci vogliono anche altre Amos, che sono queste. Dovrebbero essere Red Metallic Matte. E poi dei rivoli che sono questo tipo qua, che a me piace tantissimo, ma proprio tanto. È un Crystal Astral Pink, eccolo qua. E devo dire che hanno una luce fantastica, proprio fantastica. Quindi questi sono i rivoli. Poi abbiamo bisogno di tre tipologie di Miyuki, quindi le 8.0, le 11.0 e le 15.0. Io uso questo tipo di colore. Ok, poi un ago da 10 e del filo Farline da 0.15. Ok, adesso io mi sistemo tutta e ci vediamo dopo. Eccomi qui ragazze. Allora, non vi ho detto un perno, ovviamente io sto usando questo, che è anche nickel free. Il marchietto qui. Voi usate quello che volete, insomma, senza nessun problema. Dunque, allora, io ho messo sull'ago 8 Amos alternate dalle 11.0. Ho chiuso a cerchio, fatto dei nodini e tagliato il filo. Adesso, uscendo da una 11.0, adesso mi metto un pochino di zoom. Ecco qui, non guardate le mie unghie perché sono orrende, le devo fare e non ho il tempo. Allora, mi porta ad uscire dal foro superiore dell'Amos. Così. Prendo un Amos dell'altro colore dalla punta. In questo modo. E mi inserisco nell'altra Amos, così, e tiro il filo. Ora metto una 11 sul lago ed entro nell'altra Amos subito dopo, in questo modo. Scusate se ogni tanto prendo il braccio del telefono, ma e non devo uscire, devo vedere cosa faccio perché guardo il lavoro e non guardo la telecamera. Comunque, allora fate così per tutto il giro: in una parte mettete l'Amos, cioè uno spazio, e nell'altro spazio mettete una 11 per tutto il giro. Eccoci qui, a giro finito. Vedete com'è ondulante? È un po' bruttino da vedere. Cercate di tirare il filo e cercare di inserire bene le 11 negli spazi, non devo stare fuori, come in questo caso che non vuole entrare dentro. Comunque, a questo punto tirate giù le Amos dell'altro colore. Le tiriamo giù. Tanto dopo si sistema tutto tranquillo. Va bene, facciamo così, perché sennò altrimenti non riusciamo. Usciamo dalla Samos, dall'Amos, scusate, bianca. E ci inseriamo nel foro superiore dell'altro colore qui e tiriamo il filo. Ve la faccio vedere questa incastonatura perché non credo di averla vista. Giro il lavoro per praticità, vedete? E mettiamo sul lago 5 11 0. E mi inserisco nell'altra Amos dell'altro colore, quella rossa, e tiro il filo. E così devo fare per tutto il giro, sempre 5 11 0, e entriamo nelle Amos
rosse. Scusatemi, ragazze, erano 7 e non 5. Devono essere 7. Zoom un pochettino, ecco. Devono essere 7 e 11, 0. E dobbiamo rientrare poi nell'AMOS subito dopo. Quella più sporgente, ovviamente, che in questo caso la mia è rossa. Facciamo così per tutto il giro. Eccoci qui. Allora, usciamo dall'AMOS e rientriamo nelle prime 4 11-0 dell'archetto appena inserito. Così, e tiriamo. Ora mettiamo sul lago 3 11-0. E rientriamo nella quarta 11-0 dell'archetto subito dopo e tiriamo il filo. Quindi dobbiamo fare questo per tutto il giro. Eccoci, allora prendo il rivoli e lo metto a testa in giù, cercando di entrare in tutti gli spazi. Se si nascondono, li tiriamo su. Eccolo qua. E cominciamo a tirare. A tirare bene. Ora dobbiamo rientrare nelle tre, facciamo un pochino di rinforzo. Entriamo nelle tre e nella quella di base delle sette e tiriamo il filo cercando di tirare un bel po' in modo che si ferma il tutto, diciamo che facciamo questo giro di rinforzo e ci rivediamo subito dopo. Bene, finito il giro, mi porto nella seconda delle tre che abbiamo inserito prima, in quella centrale. Tiro il filo, prendo una 11 e mi inserisco nella centrale dell'archetto subito dopo. E tiriamo il filo. Ok, così. Poi prendiamo un'altra 11 e mi inserisco nella quella centrale del giro dell'archetto successivo. Così. A questo punto lo faccio per tutto il giro e poi farò un giro di rinforzo. Ci vediamo dopo. Eccoci qui a giro finito. Vedete il difetto che poi prendendone forse una un pochino più grande. Purtroppo è rimasta un po' più sollevata, però poi nell'andare a mettere, diciamo, la decorazione credo che si sistemi. Ora io ho finito tutto l'incastonatura, la vedete com'è? Io non lo so, non l'ho vista in giro un'incastonatura così, però se l'avete vista ditemelo perché a me mi è venuta così spontanea, veramente. Allora, adesso io sono tornata su, vedete, fino alla Lamos, questa bassa, diciamo, e prendo una 11, le Zoli duo, aspettate che devo prendere destra e sinistra, che si girano sempre, ok, due Zoli duo e una 11, adesso vi faccio vedere, sono uscita dalla. Così. Allora, ho sbagliato. Cioè, praticamente, uscendo da qui devo rientrare nell'Amos. Non ci sono entrata. Ok, adesso riprendo una 11, una Zoli, un'altra Zoli e una 11. E mi inserisco nel foro alto dell'amos e tiro il filo e loro si sistemano così. Ok, ora prendiamo una gem duo e dai, perché non ti giri? Stai sempre tutte girate sono. Ok, una gem duo, una 11 e un'altra gem duo. Così, in questo verso.
e rientro nell'Amos, dico sempre Samos, scusatemi, nella Amos subito dopo. Quindi questo, questo è il giro, ragazze, che dobbiamo fare. Aspettate che tiro un attimo, che si sono allentate. Eccole qua. Quindi dobbiamo inserire soltanto le Zoli e le Gemduo. Ragazza, abbiate pazienza di me, ma l'ho fatto ieri sera e come al solito io non me ne ricordo. Allora, per questo giro, io esco sempre, per questo giro dobbiamo mettere soltanto le Zoli duo, perché ho sbagliato, io mi sono trovata che poi avevo soltanto due spazi di Zoli, due spazi di gemme, ma non è così. Le gemme vanno sopra la Lamos qui, quindi dobbiamo fare un giro solo di Zoli duo. Ok, soltanto nello spazio tra le due Samos. Amos, scusate. E beh, fortuna che, insomma, è l'unico giro dove io chiamo queste perline, perché poi dopo non le chiamo più. Quindi facciamo così, questo giro soltanto in questo spazio mettiamo le Zoli 2. Ci vediamo dopo. Eccoci qui. Scusate se ogni tanto sbaglio, ma d'altronde. Adesso, uscendo dalla 11 a fianco alla Zoli 2, così tiriamo bene il filo, mettiamo sul lago le gemme, quindi una gemma, una 11 0 e una gemma. Ok, questo sempre nello stesso verso. E rientriamo nella 11 e anche poi nelle Zoli 2 subito, oh, scusate, subito dopo. Cerchiamo di aiutarci un attimino, tiriamo bene il filo. Praticamente questo giro adesso è soltanto delle gemme, quindi dobbiamo ripassare nelle Zoli 2, uscire dalla 11.0, mettere le due gemme e proseguire così per tutto il giro. Eccoci qui, adesso dobbiamo fare un giro di rinforzo. Lo facciamo e ci rivediamo dopo. Allora, giro finito, ci portiamo ad uscire dalla 11 tra la gemme e la Zoli. Vedete questa qui? E dobbiamo mettere sul lago 9, 15, 0. Stai, 6, 7. 9 15 0 e ci inseriamo nella 11 al centro delle Amos, la prima in basso. Cercate di trovare il verso. Aspettate che mando giù queste, perché sennò altrimenti me le perdo. Era più facile quando l'ho fatto ieri. Ora non mi viene perché. Aspettate, sto distruggendo l'ago. Un attimino solo. Perché? Eccoci qui, ragazzi, ci sono riuscita finalmente a entrare nella 11. Adesso, uscendo dalla 11 centrale, mettiamo sul lago altre 9, 15, 0. E rientriamo nella 11 tra la Zoli 2 e la Gem. Aspettate che un po' strettino il lavoro. Ok, e rientro anche nella Gem. Non ci riesco, ci rientro dopo. Allora, intanto posizioniamo queste 15-0 che si metteranno in questo modo e rientriamo nella gem. Aspettate che trovo il buco e non è facile. Ok, rientro anche in quest'altra e praticamente dobbiamo fare questo giro qua.
rientriamo sempre nella 11.0 al centro tra le zoli e le zoli duo, tra le zoli duo e le geb duo, e mettiamo di nuovo 9.15.0, entriamo in questa centrale sotto, e poi altre 9 ed entriamo nell'altra 11, sempre quella tra la zoli e la geb. E dobbiamo fare solo questo giro adesso. A dopo. Eccoci qui. Allora, adesso esco sempre dalla 11, quella tra la zoli e la gem. Quindi ripassiamo tra la gem, la 11.0 e la gem e l'altra 11.0. Ok, un po' di pazienza ci vuole. Ok, ecco qua. Oddio. Io per guardare il lavoro, scusate, ma esco dall'inquadratura, non c'è niente da fare. Devo mettere un monitor grosso, non so quanti pollici. Adesso, uscendo da questa 11, la solita che abbiamo fatto anche prima, dobbiamo mettere sul lago 5, 11, 0. Mi scappano. Sempre? Addirittura 3, 4 e 5, 5, 11, 15, 0, e ci inseriamo, guardate, nell'altra 11 sopra quella che abbiamo fatto prima. Quindi questo è un po' più facile entrare, e tiriamo bene il filo in questo modo. Ora di nuovo 5, 15, 0. 2, 3, non le riesco neanche a vedere. E 5, sì. E mi reinserisco di nuovo nella 11. Cerchiamo di aiutarci in qualche modo perché sta nascosta. E poi la Zoli, questa qui, è lucida. Mi faccio in questo modo. È lucida e quindi l'ago scivola e non riesco ad entrarci bene. Quindi ecco qua, questo è quello che dobbiamo fare per tutto il giro, questo cuoricino qui, va bene? Quindi dobbiamo saltare le gemme e rientrare nella 11 e fare 5, entrare in questa 5, 15, entrare in questa 11, 5, 15 e poi rifare. Insomma, dobbiamo fare solo questo di giro. A dopo. Eccoci qui. A giro finito. Ora ci portiamo ad uscire dalla 11.0, la solita, no? E dobbiamo salire e entrare nella gem, al foro alto della gem, e tiriamo il filo. Ok, ora mettiamo sul lago una 11, meno credo che sia una 11, sì, una 11, un cipollotto 6x4 e una 11, e Alexa che mi dice di andare a letto. E entriamo nella gem subito dopo e tiriamo il filo così. Ora io guardo, dobbiamo mettere una 15, un cipollotto 4x3, una 15 ed entriamo, no, scusate, ho sbagliato, un cipollottino 2x1. Ho sbagliato, no? Non ho calcolato questo spazio qui. Quindi un cipollottino 2x1 ed entriamo nella Zoli. Ora una 15, un cipollotto 4x3 o 3x2 come volete e una 15 e ci inseriamo nell'altra Zoli 2. E tiriamo il filo. Qui di nuovo un cipollottino 2x1 e ci inseriamo nella gem. E adesso di nuovo come prima una 11, un cipollotto 6x4 e una 11 e ci inseriamo nell'altra gem. E questa è la sequenza per
del giro. Ci vediamo dopo. Finito il giro, saliamo nella 11 vicino al cipollotto, quello grande, quindi tra le gemme e il cipollotto. E mettiamo sul lago. Ho mischiato tutte le perline. Bene, 1, 2 e 3, 11, 0. Vediamo un attimo. 3, 11, 0. Prendiamo un'altra gemma duo e la mettiamo in questo verso. Aspettate che io non la vedo qua. Facciamo così. Ok. Accidenti. Poi prendiamo altre tre, adesso vi faccio vedere tutto. 2 e 3, 11, 0. Quindi dobbiamo mettere sul lago. Tre, 11, 0, una gemma e 3, 11, 0. Portiamo tutto giù. Così. Adesso mettiamo sulla. No, no, non devo mettere niente, l'ho già messa. Entriamo nel foro della gemma e tiriamo il filo. Ecco, scappa. Di nuovo 3110 ed entriamo nella 110 vicino al cipollotto e tiriamo tutto il filo. Ok. Ora non facciamo un giro di rinforzo perché tanto ci dobbiamo ritornare. Quindi continuiamo. Entriamo nella gemma. Se riesco a prendere il buco perché io poi esco fuori. Ok. Nel cipollotto, nella zoli, dobbiamo arrivare fino all'altra gemma duo. Ok. Nel cipollotto, nella 15, nella zoli 2, sto uscendo e do fastidio anche al braccio. Quindi vado, scusate, vado nel cipollottino perché io tento di avvicinarmi il lavoro, ovviamente penso un po' a tutte, perché non lo vedo. Quindi non guardo la telecamera, ma guardo il lavoro. Quindi adesso devo mettere, contiamole, 2, 4 e 5. Credo siano 5, sì. Allora, a noi di nuovo, aspettate. Quindi esco dal cipollottino e metto sul lago 5, 15, 0. 4 e 5 e mi inserisco nella 110 in mezzo alle gemme, questa qui, e tiriamo il filo. Vedete che casino che faccio? Faccio un bel macello in questo modo. Poi di nuovo 5 15, 0 e mi reinserisco nel cipollottino a fianco alla gemma. E poi devo fare tutta la solita, il solito giro mettendo queste 5, 15, 0. Quindi non devo fare altro che solo questo lavoro qui. Quindi ripassiamo fino alla gemma e facciamo la stessa decorazione. Eccomi qui, ragazze. Allora, ecco. Perché mi sono avvicinata un po' e quindi allora io ho fatto un po' una furbata perché ovviamente non, questo l'ho fatto per ultimo, quindi mi sono trovata qui. Io per tornare indietro non posso rifare tutto il giro di nuovo, quindi ho fatto un nodino qui, un nodino, sono rientrata e sono salita. Quindi adesso, uscendo dalla gem, mi reinserisco nelle 11.0 a fianco al cipollotto. Andiamo a fare il cappietto ora. Ragazze, mi giro per comodità, perché
quindi rientro poi nella gem, ok. Poi adesso guardo un attimino e rientro nella prima 11.0, qui, e poi metto sul lago 8.11.0, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e mi inserisco nella ultima 11.0 lasciando quella centrale. Ok, adesso rientro di nuovo nella gem, così lo rafforziamo, nelle 11.0, vedete, sì. Nelle 11.0 però entro nella terza, fino alla terza, perché devo rientrare nel cipollotto, altrimenti il filo si vede. Infatti l'errore qui l'ho fatto, ho fatto l'errore, qua si vedeva il filo, vabbè. Allora rientro nel cipollotto. Rientro di nuovo nelle 3.11.0 a fianco al cipollotto dall'altro lato, però scusate, non mi vedete. Giro perché non riesco, se no. Così. E praticamente faccio questo giro di rinforzo anche per il cappietto. Quindi salgo qui, faccio questo rinforzino qui. Poi ritorno giù, faccio due nodini e chiudo il lavoro. Ci vediamo dopo. Eccomi ragazze, il video è stato lungo, ma c'è qualcosa che non va qui. Adesso guardo meglio perché non lo so, forse ho fatto, messo più lento, boh, non lo so. Comunque adesso ci ripasso sopra e vedremo se si stringe un po'. Quindi questi, aspettate che metto un attimino di zoom. Cioè mi allontano un po' perché sennò altrimenti non vedete bene. Ancora un po'. Ecco qua. Quindi, questi sono gli orecchini corallo. Corallo ho detto? No, corallo? Non mi ricordo. Tanto c'è l'inizio che lo dice. Mi sembra di sì. No, non lo so perché l'ho fatto ieri, quindi io veloce veloce ho dato un nome così. Quindi io spero che vi piaccia questo lavoretto, e se volete mettete un dito in su, registratevi se volete, e insomma questo sono i miei orecchini. Per quanto riguarda invece quello che dicevo prima per il ciondolo Safari, e appena arriveranno le navette, che ci vuole un po', un bel po' ci vuole, farò il video e lo posterò sicuramente. Ok, per adesso vi ringrazio, vi do una buona serata e arrivederci alla prossima.